E siamo in collegamento telefonico con il segretario regionale FLAI CISLE, che è Guglielmo Marconi, che salutiamo. Buonasera Marconi. Salve a voi, buonasera. Allora, ci occupiamo di una questione che riguarda la Stea. La Stea affitta alla società Centro Marche Acque, di cui il presidente è ancora il canadese Giacomo Galassi, e c'ha un suo consiglio di amministrazione, dei servizi di depurazione di acque dell'unità di Porto Recanati. Centro Marche Acque non ha dipendenti, o almeno non aveva dipendenti sino a poco tempo fa, e quindi era un consiglio di amministrazione che non aveva attività, diciamo così, di pura, cioè neanche di attività gestionale. Comunque la CISL solleva dei problemi che noi abbiamo letto in un comunicato postato sul sito proprio della CISL su questo tipo di operazione, che poi sarà portata al vaglio, penso, anche nei prossimi giorni nel corso di un incontro fra i rappresentanti sindacali e la stessa società Astea. Di che cosa si tratta, Marconi? Perché sollevate dei dubbi su questa operazione? Ma noi i dubbi li solleviamo su due o tre aspetti. Il primo, perché non riusciamo a capire come mai, anche se abbiamo chiesto più volte spiegazioni, ci sono state date, ma diciamo, secondo noi non soddisfacenti, sul proprio il fatto di distaccare, perché si chiama affitto di ramo d'azienda, e affittano il personale in teoria. Quindi quelle sei persone, perché si parla di sei unità, che escono da Astea per andare in CMA SRL, che è il nome della nuova società, che oggi, come diceva lei, è una scatola vuota perché non c'ha dipendenti, creando queste sei persone staccano completamente la parte della depurazione che seguiva Astea proprio nel sito di Porto Recanati presso questa CMA. Noi non riusciamo a capire, ma forse dietro ci sono discorsi politici, e noi siamo un sindacato serio, facciamo soltanto politica sindacale, quindi non voglio scendere su ciò che non è di mia competenza. Ma a noi, siccome interessa salvaguardare i lavoratori, non siamo d'accordo e non siamo stati d'accordo alla fine al tavolo, dove abbiamo detto, e poi siamo usciti con questo comunicato che lei ha in mano, che noi non eravamo d'accordo in quanto i lavoratori sono tutelati in questo momento, nel passaggio, ma in futuro ci rimetteranno. E sono più chiaro, siccome queste sei persone adesso sono a contratto elettrico, perché la Stea ha per tutto il personale un contratto elettrico che è un livello, un pelo superiore al livello di acqua e gas, che è l'altro contratto in cui invece passeranno queste sei persone, ci sembrava che veniva fatto comunque una perdita per questi lavoratori, non subito, perché noi siamo rimasti sul tavolo fino all'ultimo minuto e siamo stati parte attiva, una delle più attive, proprio per cercare di armonizzare il passaggio, cioè di non far perdere nemmeno un soldo in questo primo passaggio. Ma sappiamo benissimo, in futuro, quando ci saranno i rinnovi dei contratti, sono due contratti che non viaggiano sulla stessa velocità. Quello elettrico parte da qualcosa in più, e quindi in futuro i lavoratori potrebbero avere un qualcosa in meno. E siccome io penso che un sindacato è serio quando pensa soltanto a fare il bene dei lavoratori, ci siamo opposti prima dichiarando il nostro disappunto e poi non andando a firmare, il 10 ci hanno detto che ci sarà la firma ufficiale, le altre componenti sindacali andranno, noi non andremo, perché secondo noi questa è una cosa che non fa il bene dei lavoratori. Non vogliamo scendere, ripeto, su un problema più politico che non è di nostra competenza. E poi perché questo, è il secondo punto per cui ci ha visto contrari, potrebbe essere l'inizio di uno sfaldamento del personale di Astea verso altre piccole, più piccole o anche forse qualcosa di più grande, altre aziende che potrebbero avere dei contratti diversi da quello che questi lavoratori hanno. E quindi ci sembra non giusto far iniziare un depauperamento delle risorse di Astea verso altre piccole aziende dove poi per risparmiare, perché poi alla fine siamo sempre qui, qualche azienda applicherà contratti ben diversi, anche se, ripeto, inizialmente nessuno perde niente, inizialmente, ripeto. Ecco, queste un po' le due cose più importanti per cui ci hanno visto contrari.
Ecco, Marconi, quello che ci dice è una cosa interessante, quindi voi con questa preoccupazione che questi lavoratori vadano a, diciamo così, ad essere penalizzati dal punto di vista contrattuale, no, c'è anche l'altro aspetto che è un aspetto puramente politico. Perché allora viene fatta questa operazione? Qualcuno avanza il dubbio o l'ipotesi che siccome Centro Marche Acque è appunto a un consiglio di amministrazione, una presidenza completamente vuota di ogni, di ogni iniziativa, attività, con questa gestione del nuovo ramo finisce per giustificare se stessa, nonché magari anche la nomina di un amministratore delegato, per cui aumentano anche i costi pubblici per un'operazione che poteva essere evitata, perché dove sta la necessità di cedere un ramo, quello della depurazione per l'unità di Porto Recanati al Centro Marche Acque? Cioè, dov'è il vantaggio eventualmente da parte di Astea? E Guardi, non è appunto dal punto di vista politico. ecco, lei ha dato un po' tutta la risposta che potevo dargli io. Il problema è che non siamo riusciti a capire e il dubbio era quello che sta dicendo lei. Per cui, non avendoci spiegato un effettivo guadagno per qualcuno, perché non c'è un guadagno, almeno in prima battuta non riusciamo a capirlo, forse siamo noi che siamo miopi, siamo solo sindacalisti e non capiamo. Ma gli aspetti possono soltanto molto, molto possibilmente quelli che ha detto lei, cioè questa è un'azienda nuova, CMA, che ha bisogno di creare un'attività e un gruppo di lavoratori, qualcuno mi diceva almeno pari al numero dei consiglieri, mi sembra che guarda caso sono 5 o 6 anche i consiglieri d'amministrazione, una cosa lo sa meglio lei che io, e quindi si è dato uno scopo. Ma noi, siccome, ripeto, siamo solo un sindacato, non è che vogliamo fare politica. Il problema nostro è che poi non vorremmo che domani nasce BCL, TCC e quindi altri pezzi di questa azienda, della Stea, che noi seguiamo, essendo a contratto elettrico, e alla fine si sfarini tutta in piccole entità che oggi sono così. Tra l'altro, siamo riusciti a far mettere dentro una clausola di salvaguardia che se CMA chiudesse o cambiasse, i lavoratori possono rientrare in Astea. Noi abbiamo chiesto specificatamente, noi come FLEI, che fosse stata però a contratto elettrico, quindi ritornare indietro nel contratto elettrico, l'amministratore delegato, che guarda caso dovrebbe essere anche l'amministratore delegato di CMA SRL, se non sbaglio, ci ha risposto che questo non lo poteva garantire perché i scenari del futuro non li sa nemmeno lui, ed è giustissimo, però ci sarebbe piaciuto che lì fosse stata scritta questa frase più in caso la seconda parte che diceva lui. Però è stato solo scritto che ritornerebbe nel gruppo Astea, ma non con che contratto. Tutto qui. Benissimo. E per l'unità di depurazione di Porto Recanati che vantaggio ci sarebbe? Niente. Niente, infatti noi, Infatti. l'altra cosa che sostenevamo di non cambiarvi, avevamo detto, voi lo volete fare, ci saranno cose politiche, non vogliamo entrarci, ma almeno lasciatevi la stessa tipologia di contratto, perché cioè no, questa è un'azienda nuova, se fa acqua, visto che farebbe solo sta depurazione, non vediamo, c'erano anche dei consulenti, hanno detto è una cosa un po' anomala che il contratto sia elettrico, ma visto che è un affitto, io ho detto, sostenevo questa tesi qui a nome per Eh conto della sì, Francisle, l'affitto. ma scusate, voi l'affittate, perché mi dovete cambiare il contratto? Lavoro qui e ho questo contratto qui, faccio la stessa cosa nello stesso luogo di lavoro, incredibilmente, e mi cambiate il contratto. Non c'è stato verso. Tra l'altro le posizioni, la nostra era questa, un po' più dura e pura, le altre non erano dello stesso avviso, con le loro ragioni per carità, e per cui ci siamo trovati noi a non firmare, dire che non firmeremo e che non eravamo d'accordo. Gli Io altri, sono tipo lei che. quando parla degli altri parla dell'UIL, della CGIL, di altre sedi. Esatto, perché eravamo tre sigle solo presenti quel giorno, noi più le altre due comprenderanno. Quindi la CISL non è d'accordo a questa operazione. No. Benissimo, e ce l'ha spiegato molto bene. Benissimo, Ok. Marconi, io la ringrazio, le auguro buon lavoro. Grazie Quando è il prossimo incontro che ci sarà? a lei. Allora, loro ci hanno dato come incontro il 10 per la firma, dove noi però non saremo presenti, l'abbiamo dichiarato al tavolo. E credo che domani dovrebbero fare un'assemblea le altre due sigle cercando di spiegare i motivi per cui invece loro firmeranno questo accordo.
Noi siamo usciti appena finita quella riunione famosa con quel documento che anche lei, che è il comunicato nostro, abbiamo spiegato ai lavoratori, poi siccome si rinnovano anche i fondi i fondi pensionistici, andremo a fare l'assemblea prossimamente dove anche noi parleremo con i lavoratori, tutto qui. Buon lavoro Marcone, grazie per questa disponibilità. Grazie a lei, arrivederci.